Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Aebaru. Dobbiamo fare l'episodio 5, quindi direi subito di cominciarlo. Vediamo com'è intitolato. La forma dei sentimenti. Forse in questo episodio riusciremo a fargli capire a Aebaru che noi amiamo solo lui e che vogliamo solo lui. Non è che ci vuole tanto per capirlo, eh? Comunque, Baru, sei un po' rincoglionito, però fattelo dire, però sto scherzando, dai. Sono passati 3 giorni dall'incontro al buio. Non ho più visto Makoto da allora e non sono neanche in grado di contattarlo. Non sarei dovuta andare con tanta leggerezza. Makoto deve avere sicuramente frainteso. Sì. Tutte le volte che mi viene in mente la sua espressione triste, mi sento una fitta al petto. Cosa farò se ci dovessimo lasciare? Mentre depressa pulisco i tavoli, il direttore mi chiama. Miyu, è da prima che pulisci sempre lo stesso tavolo. Ah! Alle parole di Sonoda mi allontano subito da lì. Mi scusi, sono un po' persa. Stai ancora pensando a quello che Makoto ha detto a Takachio? Cosa? Sei preoccupata perché Makoto ha detto che non ti sposerà? Ero al bancone quando li hai sentiti parlare e ho visto. Ma non penso che loro se ne siano accorti. Sì, è così. Non riesco a dire a Sunoda dell'incontro al buio e così rimango in silenzio. Buongiorno. Oh, Saki, non siamo dell'umore giusto oggi. Che è successo? Sei così seria? È successo qualcosa con Makoto? Cosa? Ma come fai a saperlo? Quando sei preoccupata per lui, fa sempre quella faccia. Perciò ho pensato che fosse successo qualcosa. Non riesco a tenerti testa, Saki. Sarà più facile parlarne con un'altra donna. È meglio che chiedi consiglio a Takachiko. Vado a pulire davanti al negozio. Chiamami se hai bisogno. Sì, grazie. Sonoda esce dal locale e Saki si siede al bancone. Meiyu, prova a parlarmene. Parlo a Saki dell'incontro al buio e di come sono ora le cose tra noi. Allora hai sentito la nostra conversazione? Non pensavo che per questo saresti andata ad un incontro al buio. Perché Makoto mi ha detto che mi sarei potuta innamorare di un altro uomo. Forse ho reagito un po' per la frustrazione. Giusto, però capisco i sentimenti di Makoto. Cosa? Perché? Se Makoto non avesse sposato mia sorella, la sua tristezza non sarebbe stata così intensa dopo la sua morte e forse si sarebbe ripreso prima. Una volta sposati, anche se non ti va, sei costretta ad incontrare ogni giorno quella persona. E non è un legame che si può recidere così facilmente. Penso che abbia voluto intendere che non vuole incatenare il tuo cuore. Al contrario, non considera la vostra relazione poco importante. Penso che preferisca non sposarsi proprio perché ci ha pensato seriamente. Quindi lo avrebbe detto per me? Sì, io la penso così. Perciò, quando ho sentito così, non ho chiesto oltre. Penso che se non se la senta di sposarti, per paura di perderti. Perdermi. Qualunque cosa succeda, i miei sentimenti per lui non cambieranno. Anche se dopo sposati dovessi trovare qualcosa che non mi piace in lui, non cambierà nulla. Io amo Makoto. Non riesco a pensare ad un futuro con un uomo che non sia lui. Sentendo ciò, Saki sorride sollevata. Allora esprimi questi sentimenti a Makoto? Infatti, sì! Grazie a Saki, riesco a mettere un po' d'ordine dentro di me. Quando sollevata, rispondo ad un sorriso, torna Sonoda. Sono tornato! Bentornato, direttore! Vedendo la mia espressione, Sonoda sorride. Sì, abbiamo cambiato, siamo un po' lunatiche. Da un momento all'altro, e così cambiamo l'umore. Sembra che i consigli di Takaichiko ti abbiano aiutata. Sì, dopo il lavoro andrò da Makoto. Prego, spero che tu faccia pace con lui. Dai, è arrivato il momento fatidico. Dopo il lavoro vado direttamente a casa di Makoto, ma io ci sarei già andata. Quando suono il campanello non ricevo nessuna risposta. Sarà fuori? Prima o poi tornerà a casa, l'aspetto qui davanti. Infatti. Mentre aspetto il suo ritorno, il sole tramonta e diventa buio. E c'è. Forse mi sono un po' raffreddata. La temperatura si abbassa e provo un po' di freddo.
Pensando di star fuori solo di giorno, sono vestita molto leggera. Aspetto più di un'ora, ma Makoto non torna. Sto prendendo freddo, cosa dovrei fare? Io decido di aspettare. Voglio fare in fretta pace, Makoto. Pace con Makoto. Continuerò ad aspettarlo. Decido di aspettarlo davanti a casa. In quel momento sento un rumore di passi. Meiyu? Makoto! Da quanto sei qui? Da dopo il lavoro, circa verso sera. E c'è. Per tutto questo tempo? Makoto sfiora delicatamente le mie guance. Sei tutta gelata, così prenderai un raffreddore. Andiamo subito in casa. Quando Makoto mi trascina per mano, lo blocco. Ah, aspetta, Makoto, prima c'è una cosa che vorrei dirti. Scusa per essere andata a quell'incontro al buio. Mi sono pentita così tanto pensando che avrei potuto perderti. Miyu, non sono andata con l'intenzione di trovare qualcun altro. Non c'è nessuno a parte te, credimi. I miei sentimenti esplodono e mi viene da piangere. In quel momento, Makoto mi abbraccia come se volesse avvolgermi. Sta tranquilla, non sono un uomo che se ne va per così poco. Prima di tutto, entriamo dentro e scaldiamoci. Sì. Entrata in casa, Makoto mi prepara un caffè. Ti sei un po' calmata? Sì, è così caldo, che buono. Makoto si siede di fianco a me e appoggia la sua mano sulla mia. Hai ragione, ora ti sei scaldata. Meno male. Scusa, Miyu. Perché ti scusi? Dopo averti detto che non pensavo di sposarti. Ti ho anche detto che ti saresti potuta innamorare di un altro uomo senza fidarmi di te. Ti ho ferita. Perciò sono io a dovermi scusare. Sono veramente spiacente. Makoto, non sono molto esperta in relazioni amorose. A parte te, non conosco molto bene gli uomini. Però, qualunque cosa accada, non ci sarà nessuno che ti supererà. In effetti, non conosco il futuro, ma di questo ho la certezza. Va bene anche se non ci sposiamo. Mi permetterai di stare al tuo fianco? Stare vicina alla persona che amo è la più grande felicità per me. Miyu, ti amo Makoto. Che roba seria che gli ha detto Miyu. Makoto, adesso sei senza parole, bello mio? Prima non ci volevi perché avevi paura di perderci. Ci hai rifiutato. E poi adesso che ti buttiamo là queste perle di saggezza, adesso va bene. Rimane senza parole. Con un dito mi asciuga una lacrima e mi bacia vicino agli occhi. Sono così fortunato ad essere amato da te. Miyu, ti amo. Anche io. Makoto mi stringe a sé e mi bacia. Sono così contenta di baciarlo. In questi 3 giorni mi sono sentita molto sola. Anche tu mi sei mancata. Però, dopo averti ferita in quel modo, non sono riuscita a venire a trovarti. Perdonami. Sì, tu mi hai perdonata, io perdono te. Facciamo pace. Sono io a baciare Makoto questa volta. Lui mi tira forte a sé e mi dà un bacio intenso. Quando le nostre labbra si separano, vengo rapita dai suoi occhi seducenti. Così gli esprimo il mio desiderio. Voglio diventare una sola cosa con te. Anch'io ti voglio. Makoto mi spoglia e rimango completamente nuda. Mi spinge sul divano, la mia vista è oscurata dal suo corpo. Mentre mi bacia, Makoto fa scivolare le sue dita sulla mia pelle. Non riesco a trattenere la voce per il piacere che mi danno quelle carezze. Questa voce e questo corpo sono solo miei. Non li cederò a nessuno. Ti amo, Miyu. Mentre mi sussurra parole dolci, mi bacia su tutto il corpo. Il mio cuore è appagato dall'amore di Makoto. Dai ragazzi, bene, ottimo. Dopo aver fatto una doccia, torno in soggiorno. Bentornata, ho fatto un po' di tè. Ci sono anche il latte e lo zucchero se vuoi. Grazie. Se penso a quello che è appena successo, non riesco a guardarlo in faccia. Mentre bevo il tè distogliendo lo sguardo, vedo l'invito ad una festa appoggiato sul tavolo.
Che cos'è? Ah, terrò una festa privata con degli amici al ristorante. L'altra volta ci siamo incontrati al ristorante italiano, ricordi? Si farà lì. Quel giorno ero presente anche per parlare di quello. Capisco. Vuoi venire con me? Non sarò fuori luogo? Quando sento la parola festa, mi viene in mente un posto pieno di gente ricca e divento nervosa. Non è niente di formale, è tutto ok. Inoltre vorrei presentarti ai miei amici come mia partner. Davvero? Mi viene da sorridere all'idea. Perciò vorrei che venissi con me. Ok, ci verrò. Che bello, sono così contenta che hanno fatto pace. Dirò a Kiyoshi di aggiustare il turno per quel giorno. Sì, per favore. Una festa? Incontrare persone che non conosco mi rende nervosa. Però la mia festa di benvenuto in Shirahouse è stata divertente. Ah, Makoto, parlavi di fare una cena con Yumi e gli altri, vero? Sì, alla fine non si è ancora fatto niente. Mi piacerebbe mangiare tutti insieme dopo tanto tempo. Allora, che ne dici di domani? Sì. È da un po' che non ti vedevo così contenta. Makoto allontana la mia frangia ancora un po' bagnata e mi dà un bacio sulla fronte. Non farò più niente che ti faccia soffrire. Ridi sempre al mio fianco. Lo farò. Dopo aver annuito, ci sorridiamo a vicenda. Che bello. Sono così contenta di come è finito questo episodio, di come sono andate le cose, che loro hanno fatto pace e adesso si vogliono più bene di prima. E che insomma, vabbè, che hanno risolto, insomma, sono contenta di come è andato questo episodio, perché da come si era messo, diciamo che non è che prometteva proprio bene, e invece si è messo in testa Yumi di risolvere la situazione, di parlargli direttamente, di le cose come stanno, quello che prova, e quindi diciamo che è andato tutto quanto bene, anzi adesso credo che andranno meglio, andranno più d'accordo rispetto a prima. Comunque, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!